Talks. Andando più nello specifico, possiamo poi dividere, secondo me, il fitness in due parti. L'aspetto che entra poi, in cui entra poi un aspetto vigoroso, no? Quindi un modo di svolgere l'attività fisica in maniera vigorosa. Allenamento più Un che altro. allenamento, sì, molto vigoroso, quando, come un allenamento moderato, che prima ne parlavamo a livello di minutaggio, no? Sì, anche se devo dire, sì, forse il minutaggio c'entra fino a un certo punto, nel senso che se faccio 75 minuti al posto di 120, io posso fare 75 minuti tiratissimi. Ho fatto meno allenamento a livello di tempo, però a livello di... Lì dipende proprio dagli Quello. esercizi, dall'intensità che ci si vuole dare, forse l'intensità è anche data dagli obiettivi, forse. Vabbè. Sì, Sì. dagli obiettivi, anche dagli obiettivi che uno si dà, non per forza degli obiettivi devono essere degli obiettivi agonistici, lavorativi, devono Non per essere forza, perché ma devo potrebbero. essere, oppure perché ci siano un qualcosa che ti viene dato in cambio, ma poi dagli obiettivi anche personali, Io per sfide esempio, con se io stessi. miei clienti, io che, ai ragazzi consiglio sempre di fare uno sport, ma almeno provare a fare uno sport a livello agonistico, perché insegna tanto di se stessi, del proprio mindset, quelle cose lì, ma questa è un'altra cosa. Dei Però propri quello che limiti. eravamo, i limiti o come superarli È anche, certo, è perché poi certo. te li tieni, nel senso lo sport in realtà è un posto sicuro dove provare cose che se le provassi nella vita di tutti i giorni ti faresti male. Nello sport invece puoi provarle senza farti troppo male, nel senso migliori e basta. Sento Sì. Chiedevo. qualcosa che cigola. Ah, eri te. Ma pensa te. Ma pensa. Oh, è incredibile. Oh, è la seconda puntata. Licenziato. Sentivo io, la Seconda puntata, sentivo. licenziato. Ah, sì, vabbè. Licenziato. Comunque, però voglio dire, come facciamo a suddividere, no? Uno sport, che tipi di sport possono essere consigliati come moderati, no, consigliati, possono essere considerati come moderati? Guarda, per stare bene qualsiasi sport, no? Qualsiasi sport, tipo camminata. È che poi è la cosa più naturale. Un signore mi disse. Camminata normale, moderati, no? Camminata normale, perché Un signore, poi stavo in palestra, mi c'è. disse. Lo conosci questo signore? Mi disse: Claudio, lo vedi tutto questo? Queste sono cose non naturali. L'unica cosa veramente naturale che l'uomo dovrebbe fare è la camminata. Poi sì, lo spostamento di pesi, eccetera, eccetera, però di fatto, se ricordi gli stati primordiali dell'uomo, quello che fa è camminare, mangiare, lottare, sì, per il cibo. Sì, alla fine sposti i pesi anche perché quando costruisce cose l'uomo No, sposta però pesi, in una fase l'uomo-donna. primordiale, quello poi già è una tecnologia, la casa, Ah, capito? primordiale. È giusta. Va bene, caverne, qualcosa sposta. Non lo so, Sì. boh, ma chi c'è mai stato? No, non c'eri, non c'eri, No, sicuramente nel non. senso, Cioè, fino a sei una anziano, ma certa non età, ma è fino... mica così, Cioè, così sì. è un po' troppo anziano, Sì, nel sì, senso. sì, sì. No, però è interessante. È moderato, cosa ci può essere? Camminata, corsa moderata, no? Sì, corsa moderata, tipo quello che fanno le signore, no, in villa. L'hai mai visto? È una roba del genere, guarda. Facci vedere, ti Te lo faccio prego. vedere, lo faccio solo per voi. È una roba del genere, guarda. Loro prendono e Sì. non corrono, non camminano, Sì. ma vanno a passo svelto. Così Moderano. si dicono, facciamo un po' di passo svelto, Facciamo ok? con Partono l'intonazione. così, partono a razzissimo loro. Ah no, vabbè, Le quello che mi signore, è alle venuto in 5 e mente. mezza in villa, alle 5 e mezza di mattina. Del mattino. Sì. Questa cosa io non la saprò mai, Poi perché vanno a io fare il credo che caffè e cappuccino perché Il è mondo per me colazione inizia alle all'italiana. 8:30, non esistono quegli Alle orari. 6 No, una più o volta mi meno, alzavo presto. caffè, cappuccino, tutte vestite, non sudano neanche, vanno direttamente. Passo veloce per andare al bar. Bellissimo, bellissimo. Cioè, Era da roba del genere. vedersi, no, no, veramente. Si scherza naturalmente. Sì, ma si scherza. Ma a parte che poi lo dico, cioè, alcune signore glielo diciamo proprio. Glielo diciamo.
Cioè, non diciamo, è, non... Allora, quello che diciamo qua non è che non lo diremmo mai in palestra, anzi, qua ci moderiamo parecchio, perché comunque l'eloquio da palestra è veramente, cioè, gli scaricatori di Porto veramente ci, cioè, arrossiscono. Però detto questo, torniamo al detto fitness. Questo, quando parliamo poi invece, ok, ritorniamo un attimo seri nel parlare di come vuoi fitness. No, diciamo, sì. Quando io credo che poi quando parliamo di allenamenti un po' più vigorosi, un po' più spinti, parliamo di un allenamento totalmente diverso. Però cioè, tra le aspetto, prima del vigoroso, nel moderato ci può essere anche il nuoto, ma c'è da adesso torniamo nel vigoroso, però si può vedere che alla fine il vigoroso o moderato sia sempre noi che decidiamo. Perché tipo certo, il nuoto, certo. Per esempio, no? Puoi farlo moderato, ma puoi farlo anche vigoroso, la corsa. È l'intensità che poi noi ci mettiamo. Che decidi tu quanto tutto. Ti vuoi fare il mazzo alla fine. Certo. Certo. Gli obiettivi, sempre obiettivi sono. Certo. Però sì. Che dipende. Poi il nuoto non è, cioè, nel senso, no, è sempre difficile. Non aprire il discorso dello smart completo. No, non lo apro, non ora il momento, avremo momenti per parlarne. Sì. Però... Però ti posso dire adesso che... Adesso lo dovrei dire in faccia a un nuotatore, adesso lo cerco, un nuotatore famoso, che cazzo certo. Ma io dico, guarda, ma perché... certo. Invitiamo Chi? No, non facciamo nomi. Ok. Lavoro per te, Nicco. No, però dicevo, certo che il nuoto hai fatto un esempio un po' estremo, nel senso che il nuoto è sempre uno sport difficile, cioè nel senso stare anche quando stai a galla e giochi e dire ah, dai, mi vado a fare una nuotata, torni dalla nuotata. No, non così, magari. Non lo so, però sì, alle volte, cioè, se nuoti un sacco, che ne so, al mare, io alle volte mi faccio delle nuotate, ma il fatto è personale, perché io non sudando ti devo dire, io non percepisco la fatica, te lo giuro, io non sudando. Sì. Fatti un'ora così. Io ho fatto più di un'ora, ho fatto dei chilometri veramente con lo zaino e mi sono sbattuto che c'era la roba dentro al mare in Liguria, ho fatto mezza costa perché pensavo che la spiaggia fosse dietro l'angolo, in realtà dovevo fare un altro angolo, me la sono fatta tutta a nuoto. Ovviamente ero così, sono sceso così. Però hai capito, sei arrivato in Francia. Hai fatto un angolo di troppo, sei arrivato sulle coste della Francia. Ma la bicicletta! Invece, per me, per esempio, la bicicletta è... Non esiste una bicicletta... Cioè, per me la bicicletta non è moderata. Cioè, io in bicicletta mi rompo le... Sì. Come si dice? Mi rompo le palle, però, senza dire mi rompo le palle. Mi scoccio. Mi scoccio, quindi no, cioè, non mi piace. No, io faccio fatica anche a guardarla la bicicletta. Capito? Quindi per me non esiste andare in bici moderatamente. Per me andare in bici è faticoso, per te. Nonna mia. Dai, compri una bici elettrica, ti faccio vedere, non è per niente faticoso. Compri quella con le ruote enormi. La odio. La posso vedere, cioè veramente non è. No, allora parlando in funzione sport, no, la bicicletta per me, vabbè, a parte essere bella come passione, sai, è bello come litorale, poi noi qui abitiamo in una bella zona dove porta, sai, vai, guarda, immagina andare a Sorrento in bici, cioè tu immagina che panorama, che palle con tutto il traffico. Ma te lo giuro, ma perché mi fai immaginare le cose che non mi piacciono? No, vabbè, allora immagino, bello. Bello. No, bello, non mi immagino la bici. Ti immagini pure la fatica. Non allora. Mi immagino la bici, mi immagino i panorami, sono bellissimi. Sì. Scendi dalla bici, non cammini per una settimana, secondo me. È probabile, sì. Mamma mia, è probabile, è molto probabile. Io, quando c'era il Covid, c'erano le zone colorate. Cosa succede? Che poi provo ad andare in bici. Beh, è capace che mi piace questa cosa, capito? Capito. È tutto mentale, sì, è tutto. Allora, questa cosa di tutto mentale deve finire. È tutto mentale, lo sappiamo, cioè io non parlerei se non fosse la mente che mi fa parlare. Il microfono, le braccia non si muoverebbe. È tutto mentale, sì, è tutto mentale. Posto questo, andiamo avanti con la bici. Okay. Allora, sì. Diciamo io ci sono andato in bici, non so che non sono mai andato in bici,
È che per me è troppo faticoso, cioè, nel senso è inutile, cioè, a piedi ci metto un po' più di tempo, però è più bello, nel senso, boom, sì. Ma che non fai fatica, quella è la cosa, perché poi il cervello cerca sempre la strada più facile, no? Se corri, a me piace, preferisco correre che andare in bicicletta. Preferisco correre, oh, ma è una cosa personale, che cosa ti devo dire? Però comunque, tra le cose... La vita è una bicicletta. Quindi ti deve piacere per forza. No, io, guarda, che sì, vabbè, nel senso che pure sempre in salita, in discesa, ci sono periodi della vita che vanno salita, discesa. Ah, sì, certo. Normale, e quindi è un po' come... Qua andiamo in altri discorsi. O come un ballo, la vita è un pendolo. È un pendolo. No, vabbè, però non andiamo sul pendolo. Vita. Bravo, te l'ho detto, era per quello che volevo. Però allora, altri sport. Allora, abbiamo menzionato il ballo negli sport leggeri, che ne so, no? No, l'abbiamo menzionato. No. Nei vigorosi. Ma perché se ci fai caso, il ballo, cioè, immaginati la capoeira. Cioè, ma anche Zumba, anche quella roba lì. La capoeira è una roba. Ma anche il classico, Cioè, tu hai capito che ci sono le persone che ci dedicano una vita. Bellissimo. Ma una vita. Non lo farai mai, però il classico è bellissimo. Bellissimo, cioè, ed è un'arte. A parte essere uno sport faticosissimo, è una cosa impegnativissimo, incredibile. Di una coordinazione immensa, bello. È un'arte, cioè diventa artistica a un certo punto. Pensa, tu hai nominato la capoeira, però c'è anche, cioè, i balli in effetti si fanno, ci sono scuole di ballo apposta per rimanere in forma, no? Certo. Zumba è un ballo che però ti fa rimanere in forma, no? Sì. Nel senso, la capoeira, hai detto, la capoeira è un'altra cosa, perché è nata come ballo perché c'erano gli schiavi che non potevano, secondo i padroni, non potevano imparare nessuna arte marziale, non potevano sapersi battere, non potevano avere armi. E allora loro cosa hanno detto? Sì, no, ma questo è un ballo. E facevano come ballo. In effetti è un ballo, però è anche un'arte marziale. Sì, ma guarda, io l'ho sempre vista ballata, quindi con un sottofondo di spettacolo, fra virgolette, quindi c'è, cioè, sì, diciamo che è spettacolare, molto spettacolare, bellissimo. Certo, usata su, andate a cercare qui su YouTube su qualsiasi altra piattaforma, utilizzata su uno come stile di combattimento, utilizzato su qualcuno che non sa combattere, in effetti è letale anche quello, perché ti arrivano di quelle scarpate che tu non te ne accorgi manco. Però vabbè,